Alex Bellini. Ciao grandi. Buongiorno. Ciao. Addirittura. Alex Bellini, qual è il tuo vacanza di Natale preferito? No, scherzo, non li avrai neanche mai visti tu. Perché Natale sul Mekong, il prossimo. Allora, ascoltami Alex, come stai intanto? Benissimo, benissimo. Ti tutto vedo. Bene, quando vi sento è tutto più allegro. Ti vedo che sei in giro a promuovere questo libro di cui diciamo subito il nome. Viaggio a Oblivia, si intitola. A Oblivia, io so, c'è gente, ieri faceva la valigia e diceva: ma dove stai andando? Stiamo andando a Oblivia, andiamo a Oblivia. Ho prenotato il weekend a Oblivia. Di che parla questo libro, prima di chiederti una domanda che esula dal libro? Allora, il libro parla di una condizione in cui in realtà ci troviamo tutti, di isolamento e di separazione dalle cose che veramente succedono. È come se Oblivia, che poi è un luogo utopico, immaginario, no? Dove le persone che vivono Oblivia si illudono che tutto sia una montagna russa piena di divertimenti e non si pongono neanche il problema di che cosa c'è fuori questa grande bolla immaginaria. E quindi indago le ragioni psicologiche della nostra poca attenzione o poca volontà di agire nel rispetto dell'ambiente. Quindi tutto nasce dalla domanda: perché nonostante la crescita della consapevolezza non riusciamo a dar seguito alla consapevolezza? Quali sono le trappole mentali che ci impediscono di muoverci, no? Verso questa linea immaginaria che ci porterà verso un futuro più sostenibile? Bene, lo indago nel libro. E ci sono anche delle risposte o comunque delle, come dire, dei suggerimenti? Beh, le risposte poi le persone come dire, le troveranno da sé. Io indico la rotta, no? Ecco, poi, esatto, no, esatto. Chiaro, sì, sì. Che come dire, un po' di idee me le sono fatte e le condivido anche, però credo che dentro il cuore di ognuno di noi, dentro il nostro cuoricino, sappiamo che cosa dobbiamo fare. Il problema è come liberarsi da queste trappole che ci tengono ancorati come una forza di gravità sulla terra e non ci permettono di prendere il volo come delle immaginarie mongolfiere, no? Sì, ieri dicevo che sento in questi giorni tanto, nell'ultimo periodo, un mio malessere personale, diciamo, il fatto che leggendo i giornali o il telegiornale mi sembra che i problemi che si affrontino siano completamente scollegati dai problemi reali che ci sono all'interno delle famiglie, almeno io parlo delle famiglie o comunque della società, no? Cioè noi stiamo qui sui 30 euro, i 40 euro del POS e abbiamo una generazione di adolescenti abbandonata, abbiamo famiglie con dei problemi e tutta una serie di cose, la natura, esatto. Quindi forse il tema è anche un po' questo, come mai noi ci focalizziamo su dei problemi che sono sì dei problemi, ma in realtà il quadro è molto più grande. Adesso ho fatto l'esempio, come se sul Titanic qualcuno continuasse a dire che i bagni non funzionano, no? Cioè capisci che in realtà c'è un problema più ampio che non riesco a capire come mai nessuno ne parla. Stamattina abbiamo anche detto che qui alla Scala di Milano questi ragazzi hanno tirato la vernice, sai che adesso girano il mondo. E quella cosa che ovviamente è un'immagine molto forte e tocca la sensibilità di tutti, però forse loro stanno anche cercando di mettere al centro di queste discussioni un tema fondamentale, no? Quindi al di là poi dei modi e dei metodi non possiamo far finta di non dire che effettivamente c'è un problema reale anche di relazione con la natura, ma con tra di noi, che non è mai al centro dell'attenzione, ecco. Sì, dici bene, credo che però sia proprio un problema generale di focalizzarsi bene sulla pianta ma dimenticare il contesto e quindi perdiamo di vista la foresta. Questo è probabilmente un problema che chissà, forse non riusciremo mai a risolvere, però certo che bisogna evolvere, bisogna sviluppare un pensiero più evoluto, a partire magari dal spostare il focus dagli oggetti, dai singoli oggetti, alle relazioni, a tutto ciò che questo tessuto connettivo che tiene assieme tutto, perché a quel punto lì, quando entrerà nella nostra coscienza collettiva l'idea che esistono delle relazioni anche tra cose che apparentemente sembrano separate, allora molte cose cambieranno, ma cambierà anche i nostri occhi, gli occhi con i quali guardiamo le cose che accadono o le cose che non accadono. Allora, tu adesso stai preparando un viaggio. Io sto preparando l'ennesimo viaggio. Di questo ti volevo chiedere, dove stai andando? È quello che fai con le figlie? È quello che mi hai detto che fai con parte della tua famiglia?
Con l'intera famiglia, sì, infatti viaggiamo, prima ti dicevo, Natale sul Mekong, non a caso, perché il prossimo viaggio in partenza breve ci vedrà proprio protagonisti, io, mia moglie e le mie due figlie, sul Mekong, tra Laos e Cambogia. Questo rientra all'interno, come vi ricorderete, del progetto Ten Rivers One Ocean, con cui navigo i 10 fiumi più inquinati di plastica al mondo. E quindi è un modo per... adesso mi veniva in mente, c'è sempre un momento nella vita di un chitarrista in cui mette nelle mani del proprio figlio la chitarra, o nella vita di un cuoco in cui mette nelle mani del proprio figlio la prima pentola. Ecco, alla stessa maniera io cerco di mettere nelle mani delle mie figlie i miei strumenti del mestiere, e quindi è una specie di introduzione a un mondo dell'esplorazione che a partire dalla mia esperienza mi ha permesso anche di vedere cose che altri non vedono, no? E quindi sviluppare una coscienza personale verso l'ambiente che trovo sia estremamente importante e che può essere anche l'antidoto a quella forma di miopia di cui si parlava prima. Beh, io ricordo ancora quando mio padre mi passò il primo Playboy. Ti ha messo in mano lo strumento del mestiere. Ti ha messo in mano lo strumento. No, le cose, in realtà è il pane. Dovuto andare pane. In pacca anche questo. È il pane. Alex! Ehi! Ma fisicamente non ti vediamo, quindi, prima che parti. Ti vedremo quando torni. Beh, fisicamente in realtà, se mi seguirete sui social network, mi vedrete molto. Fai questi video su Instagram che ogni tanto quando scrollo vengo fuori prima i tuoi occhi, no? Così li fai tipo questi qui. Voi lo sapete che io dico, diciamo che acchiappano l'attenzione di sicuro. Mi metto degli occhiali da sole la prossima volta. Va bene. Grazie Alex, buona giornata. Ciao ragazzi. Ciao.